Ritrovati con Azzurra Sport, menù molto ricco oggi. Apriamo con l'ultima gara dei campionati di italiani di nuoto a Domenia, la 25 km, subito Andrea Calderoni. Si è chiusa la 5 giorni denominata Acqua e Vento sul Lago d'Orta a Domenia e appunto l'acqua e il vento hanno caratterizzato quest'ultima giornata. Infatti il vento e la pioggia nel pomeriggio hanno contraddistinto il finale sia della gara a 25 km maschile sia di quella femminile sulla stessa distanza. Andiamo comunque con i risultati riguardanti soprattutto i maschi, i quali sono arrivati al traguardo, mentre invece le donne sono state ripescate avendo trovato un fortissimo temporale sulla loro strada. In 8 maschi hanno preso avvio alla gara, soltanto in 3 però l'hanno conclusa i 3 uomini che sono saliti sul podio. Edoardo Stocchino ha vinto con il tempo di 5 ore 8 minuti e 13 secondi. Il portacolori delle Fiamme Oro Napoli, nuotatori genovesi, ha preceduto Andrea Bianchi della Rani Nantes Bianche, che è una classe 1994. Al terzo posto infine Mirko Comodini del Circolo Canottieri Aniene, sempre molto giovane, classe 1995. 7 le ragazze che invece hanno preso parte alla gara e tutte 7 hanno concluso nel limite del possibile la competizione. Al primo posto ha concluso la giovanissima, interessantissima e bravissima Arianna Bridi del Centro Sportivo Esercito, che ha preceduto Martina Grimaldi della Fiamme Oro Napoli, e al terzo posto ha completato il podio Barbara Pozzobon dell'Idros Oderso. Dunque è stata una manifestazione molto positiva e la 25 km ha messo in mostra tutto il talento di questi ragazzi che hanno animato la giornata sul Lago d'Orta a Domenia. Una gara dura che però rispecchia perfettamente le condizioni che troveremo in campionati europei, perciò benissimo così. Meno male, quindi anche il computo totale di Omegna è stato positivo, diciamo, in generale. Il computo totale di Omegna è stato molto positivo, soprattutto la 10 km che è stata fatta in uno scenario eccezionale, con molta gente a guardare la gara, un campo gara praticamente perfetto, e appunto per quello, insomma, speriamo di fare altre manifestazioni qua, qualche gara internazionale, insomma, perché veramente si presta. Noi ora parliamo di calcio. Ieri sera gran galà al Hotel Majestic di Pallanza con le premiazioni per le squadre che hanno vinto i loro campionati, ma anche per i capocannonieri. Non poteva esserci conclusione più bella per la stagione del pallone se non con l'ormai classico gran galà del calcio che VCO Azzurra TV ha ieri organizzato in collaborazione con i giornalisti Guido Ferraro e Roberto Cominoli. Una location ai bordi del lussuoso, come le sale e le terrazze dell'Hotel Majestic di Verbania, e tanti, tanti amici del mondo del football, vincitori e vinti, che hanno voluto ritrovarsi allontanando le normali tensioni di un anno sportivo per salutarsi e darsi appuntamento alla nuova stagione, peraltro già iniziata, con le varie contrattazioni di calciomercato. Tanti ospiti, come detto, non solo del calcio piemontese ma anche lombardo, con il Legnano ed il Ponte Tresa che in terra di Lombardia hanno fatto grandi cose. Molti i premi tributati, a partire da quelli consegnati ai giornalisti Mario Camera, uno dei decani del racconto del nostro calcio, e da Carmine Calabrese per il grande lavoro svolto col portale IM Calcio. Non potevano mancare i premi alle società vincitrici dei propri campionati, come lo Sporting Bellinzago, di un ancora emozionante nato patrono Antonio Massaro, promosso in Lega Pro, dalla Virtus Verbania, in attesa di capire quale sia il futuro del club promosso in Serie D, al Feriolo, alla Castellettese, alla Synergy e a tante tante altre. Non solo, il bello della serata, che davvero ha riunito il mondo del calcio locale sotto un unico grande cuore, è stato quello, ancora una volta, del fatto benefico. Sui tavoli era presente una toccante lettera di ringraziamento dei genitori del piccolo Tiago, che sta combattendo una difficile battaglia contro un male subdolo.
titolo. Nella serata i proventi della sottoscrizione a premi, con primo premio un defibrillatore donato da Interfarmaci, sono stati devoluti ad altri giovani eroi che devono giocare una partita alquanto dura contro un avversario difficile da battere. Insomma, una serata che ha fatto gol. Se il Gran Galà del calcio è stato la conclusione della stagione, davvero non la si poteva immaginare migliore. Il Masera può esultare la conquista della finalissima di Coppa Piemonte grazie alla vittoria per 3-2 a San Giusto Canavese, che ha fatto seguito al 2-0 dell'andata. Significa infatti promozione in Serie C indipendentemente dall'esito della finalissima contro Alba, che si giocherà domenica a San Germano Chisone. I gol delle ragazze di Tortora sono arrivati con Noretta e Martina Cerini, autrice di una doppietta. Ora noi invece parliamo dei risultati ottenuti al meeting di atletica che si è svolto al Boroli di Gravellona Toce. Giunto alla seconda edizione, si è svolto sabato al Boroli di Gravellona il meeting di atletica leggera Memorial Raffaele di Genova, organizzato dalla SD Gravellona VCO con la collaborazione dell'Avis Omegna, di cui di Genova faceva parte. La manifestazione ha richiamato oltre 150 atleti da tutto il nord-ovest, con rappresentative provenienti da 12 province e precisamente da Bergamo, Cremona, Pavia, Milano, Varese, Genova, Imperia, Aosta, Vercelli, Torino, Novara e Alessandria, oltre naturalmente alle società del VCO. La pioggia caduta fino ad un'ora prima dell'inizio delle gare non ha spaventato gli organizzatori, che hanno provveduto subito ad asciugare la pista e a permettere agli atleti di competere in completa sicurezza. 17 le competizioni disputate, le gare clou sono state 100 e 200 metri maschili e femminili e il giro di pista maschile per quanto riguarda la velocità, i 1500 e 5000 metri uomini per il mezzo fondo. Valeria Berrino della società genovese Trionfo Ligure si è imposta nettamente sia sui 100 che sui 200, mentre tra i maschi c'è stata la doppietta di Kebba Giallo dell'Atletica Trinacria di Novara. Nei 400 metri più veloce è stato Salvatore Flores del Custorino, combattutissima la gara dei 1500 che si è risolta allo sprint a favore di Mauro Stoppini del Genzianella, che ha preceduto Leonardo Cageli della Propatria ed Enrico Bornis del Custorino. Nei 5000 cavalcata solitaria per il vastronese Rolando Piana, che corre per la società bergamasca la Recastello Radici Group e lotta per il secondo posto, che si è risolta allo sprint a favore di Stefano Clemente del circuito running su Marco Giudici della Caddese. Nelle altre gare femminili riscontriamo il primo posto nei 1500 metri di Lucrezia Mancino dell'Atletica Gaglianico, di Chiara Cerlini del Bognanco nei 3000, di Marta Toso dell'Atletica Stronese nel salto in alto. Nella categoria cadette primo posto di Sofia Johanna Vieland del CUS Milano agli 80 metri piani, di Caterina Lazzarato della Giordana Lombardi Team nei 300 metri e di Noemi Vellato dell'Atletica Gaglianico nei 1000 metri. Nelle altre gare maschili vittorie di Giovanni Capano del CUS Milano nel salto in alto e nella categoria cadette di Lorenzo Puscetto dell'Atletica Gaglianico negli 80 metri piani, di Giorgio Isacco della GAV Verbania nei 300 metri e di Lorenzo Caretti sempre della GAV nei 1000 metri. Come miglior prestazione tecnica i premi sono andati a Lorenzo Caretti per gli uomini con 874 punti e a Valeria Berrino per le donne con 872. Soddisfazione fra gli organizzatori, che hanno visto raddoppiare la presenza nei confronti della prima edizione, che dà loro motivazione e forza per riproporre anche l'anno prossimo la manifestazione. Da segnalare anche un nuovo record italiano: Antonio Nacca, 94 anni, degli amatori Masters Novara, ha stabilito il nuovo primato categoria senior 90 sui 5000 metri con 34 minuti, 16 secondi e 6 centesimi. Ora noi parliamo di basket con le anticipazioni rispetto alla puntata di questa settimana di Basketando, che vale subito sottolineare sarà dedicata alla CP, alla Poliopposti CPR Domodossola. Nuovo appuntamento con Basketando sarà interamente dedicato alla storica promozione della Poliopposti CPR Domodossola. Qui al di casa abbiamo di fatto la squadra al completo, manca solamente Simone Cerutti che lavora e che salutiamo. Dunque non li presentiamo tutti perché poi parleranno tutti nel corso della trasmissione. Alessio, a distanza di 48 quasi ore, come si sta in Serie B? Si sta bene. Mi ci è voluto un po' per realizzarlo, perché comunque abbiamo fatto, secondo me, anche per come eravamo messi fisicamente, abbiamo fatto un'impresa. E ora ce la godiamo perché è giusto così che ce la godiamo, perché ce la siamo meritata. Tra l'altro ricordiamo che giovedì ci sarà la premiazione in comune, un momento istituzionale, domenica dovrebbe esserci la festa, promozione con tifosi, sponsor. Francesco, parli tu per la squadra, anche se perché Matteo era qui alla mia sinistra, quindi l'altra parte del microfono, ecco, gestisce Francesco. Ce l'avete fatta? Ce l'abbiamo fatta e siamo tutti qua per testimoniare con le nostre parole quanto ci tenevamo.
molte volte ci siamo detti fra di noi, ci pensavo adesso, contro tutto e tutti, mi viene a dire non proprio contro tutti, c'era anche tanta gente che era con noi, riprendo le parole di fine partita di Antonio, eravamo 300 contro 5, mi hanno cassato molto quelle parole, credo che sia il giusto specchio di quello che è stato un traguardo storico. Anche perché grazie a Dio non sei morto come 300 sulle Termopili. loro verranno ricordati per sempre, ecco. Spero anch'io. Bravo Francesco, quindi non perdete l'appuntamento con Basquettando, interamente dedicato alla promozione della Polle Poste Cipiro Domodossola. E allora seguite il consiglio del nostro Daniele Piovara, non perdetevi la puntata, tutti gli aggiornamenti invece potete trovarli sul nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, la linea va ora alla rete, buon proseguimento.